relazione quasi familiare, in suffragio dell'anima benedetta di Monsignor Diligenza, presbitero della Chiesa di Napoli, parroco per 30 anni a Sant'Agrippino, la parroccia che, paese arzano, che ancora lo ricorda con affetto, professore alla facoltà, rettore del seminario, che molti di noi hanno conosciuti, altri no, ma hanno sentito gli altri. Però come culmine del suo cammino vocazionale, cioè di risposta al Signore che l'ha chiamato, è stato arcivescovo di Capua. E l'affetto che ha avuto per questa diocesi lo dimostra il fatto che lui abbia volutamente, l'aveva scritto nel testamento, espresso il desiderio di essere sepolto nella chiesa cattedrale, e lo abbiamo nella cappella di entrando a sinistra. L'impegno di Monsignor Diligenza, per il quale per molti di noi che l'hanno conosciuto resta un punto di riferimento nella chiesa di Capua, è stato molto importante perché è venuto in un momento in cui doveva ricreare una comunione, e l'ha tentata fino a dare completamente il suo impegno e la sua vita con il presbiterio, e nello stesso tempo far vivere questa comunione tra il presbiterio e i fedeli. Questo in ottemperanza ai dettami del Vaticano II, che nella chiesa di Capua, prima che venisse Monsignor Diligenza, erano formalmente attuati, ma non intimamente vissuti. È chiaro che in tutto questo ha contribuito anche il suo impegno di storico e di studioso, con diversi impegni culturali che ancora oggi restano, con opere lapidarie che sono ancora conservate, ma soprattutto per una cosa che io più volte ho citato, per il sinodo fortemente voluto e realizzato, per il sinodo diocesano, che in qualche modo ha dato le dritte per una pastorale d'insieme e che per certi versi, forse marginali, ma non meno importanti, è ancora da attuarsi pienamente, come lo stesso Vaticano II è da attuarsi pienamente, ma non soltanto nella nostra diocesi, ma forse in tutto il mondo. Giovanni nell'Apocalisse, beati i morti che muoiono nel Signore. E chi sono i morti che muoiono nel Signore? Coloro che vivono la vita nel Signore, che la offrono per questo. Per cui l'invito dell'Apocalisse a guardare il futuro di ciascuno di noi come una beatitudine nasce dal fatto che se sei amico di Dio, cioè se ti metti a disposizione sua per vivere la sua volontà nella tua esistenza terrena, tu sei beato e anche la tua morte non sarà qualcosa di punitivo, ma sarà considerata come la considerava San Francesco, anche se ci arrivò alla fine della vita, che chiamò la morte sorella, e la chiamò nostra sorella morte corporale. È l'addormentamento del credente, del cristiano che ha seguito sempre il Signore, in attesa della risurrezione dei morti, ma già in attesa da redenti, cioè da vittoriosi sulla morte. E chi è vittorioso sulla morte? Chi fa la volontà di Dio. E come la realizziamo? Il Signore l'ha detto, che chi
vuole essere mio discepolo, prenda la croce. E su questo ci sono tante riflessioni che ognuno di noi ha fatto, può fare, sta facendo, e non sempre ci ritroviamo. Perché da una parte diciamo questa è parola di Gesù, dall'altra parte ma in realtà che cosa vuole da noi? Però ha detto anche che noi siamo uniti a Lui se facciamo quello che ci comanda. Se non sappiamo quello che ci comanda, allora questa espressione, penso che la ricordate, più volte viene letta nel Vangelo, proclamata nel Vangelo domenicale. Vogliamo dire grazie, noi facciamo quello che dice Lui, è chiaro che diventiamo amici. Gesù non ha chiesto qualcosa per Lui, ha chiesto qualcosa per noi e ha detto: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi allora, e guardate come è difficile vivere questo, ma a tutti i livelli, non soltanto tra i laici, ma forse anche tra i sacerdoti, i vescovi, l'umanità intera. Essere come Gesù, che ci ama, ci consente di essere amici suoi. E se diventiamo amici suoi, a questo punto qui, la realizzazione piena della volontà di Dio in noi ci porta alla beatificazione. Però per fare questo c'è bisogno di un impegno serio. E Gesù parla di un chicco di grano che se cade in terra e non muore, cioè non si consuma, non produce frutto. Mentre invece il chicco di grano, se si consuma, se si macera, produce molto frutto. Penso che l'immagine non debba essere spiegata, lo sappiamo tutti che cosa vuol dire, perché entra in quella dinamica particolare che è il seguire Gesù e che richiede da ciascuno di noi una difficoltà continua nell'accettazione di noi stessi e nell'accettazione degli altri e nell'accettazione da parte degli altri nostra. Quindi questo perdere la vita, portare la croce, diventare come il chicco di grano che si consuma, che si macera per creare qualcosa, io penso che sia una delle prospettive più difficili da realizzare nella nostra vita e chissà se la Chiesa un giorno potrà completare il suo cammino di evangelizzazione nel mondo dicendo al Signore: Signore, sai, ci siamo riusciti a diventare un chicco di grano che muore per produrre frutto. Nel frattempo non ci siamo ancora, però gli esempi delle persone sante ci aiutano e noi oggi preghiamo per Lui perché non è stato ancora beatificato e quindi abbiamo il dovere di pregare in suffragio della sua anima benedetta, però possiamo ricordarlo con grande affetto e ricordarci il suo passeggiare con la corona del rosario, sembrava incollata alla mano, il suo umorismo fine, no? Che però ti diceva sempre la verità, il suo riproverarci ma con affetto, mai in maniera che ti lacera, no? E semmai soltanto uno sguardo e tu capivi che cosa ti voleva dire. Io penso che questo possa essere per noi, per tutti quelli che hanno conosciuto Monsignor Diligenza, un bellissimo ricordo, ma non soltanto, anche un invito a seguirne l'esempio per diventare più buoni e perdere la vita per il Signore, macerare come il chicco di grano e diventare sicuri, essere sicuri perché siamo diventati amici di Gesù.